Buongiorno, benvenuti presso la cappella del complesso di Magnus Poirier, situata al 10.300 Boulevard Pinneuf. Ogni anno il cimitero di Laval e i complessi di Magnus Poirier celebriamo delle liturgie commemorative per i nostri cari defunti. Quest'anno, a causa della pandemia e il Covid, non sarà possibile. In collaborazione con Easy Television abbiamo deciso di trasmettere via TV la cerimonia di questa messa. La messa sarà celebrata dal prete Loriot Couture, la cantante Mireille Delisle, il pianista Michel Savoy e il saxofonista Gianni Catino. Trasmesso sul muro qui sul proiettore avete i loculi dei nostri mausolei. Durante la trasmissione potete vedere i nomi dei vostri defunti. Della parte dell'organizzazione di Magnus Poirier e del cimitero di Laval vi auguriamo una buona domenica. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Oggi vogliamo pregare per i nostri cari defunti, specialmente per i nostri cari defunti del cimitero di Magnus Poirier. E vogliamo anche insieme esprimere la nostra fede, la nostra speranza, la nostra riconoscenza anche per tutto quello che ha fatto per ciascuno di noi. E vogliamo anche esprimere la nostra fede nell'amore di Dio e nella vita eterna. Sappiamo che Gesù è passato in questo mondo, è nato e morto ma è risuscitato, e la risurrezione del Signore vuol dire per noi che Dio non ci ha creati per morire, ma per vivere.
e sono sicuro che i nostri cari defunti vivono felici con il Signore e tante persone anche hanno conosciuto. Per cominciare, vogliamo benedire i nostri cari defunti, specialmente i defunti del cimitero di Magnus Poirier a Laval. Attraverso questo gesto vogliamo ricordare che un giorno i genitori hanno portato questi defunti nella chiesa per battezzare ciascuno di loro. E al momento del battesimo a noi versiamo un poco di acqua sul capo del bambino. Ma allo stesso tempo che noi versiamo l'acqua, il Signore versa anche nel nostro cuore il suo amore, la sua vita, la vita divina e la vita eterna. E a partire da questo momento siamo tutti figli di Dio, ciò vuol dire tutti amati da Dio. Allora vogliamo ricordare questo impegno che il Signore ha preso con ciascuno di loro attraverso di questo gesto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Dio, Padre misericordioso, tu ci doni la certezza che nei fedeli defunti si compie il mistero del tuo Figlio morto e risorto. Per questa fede che noi professiamo, concedi ai nostri cari defunti che sono addormentati in Cristo di risvegliarsi con Lui nella gioia della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Vorrei leggere un poco la parola di Dio che è di San Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folli, salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». E questa è parola del Signore. Forse due parole per aiutarci un poco in questi momenti sempre difficili di perdere una persona cara. Si dice alle volte che partire è morire un poco. E quando la persona cara se ne va, abbiamo l'impressione di morire un poco anche noi. Ma penso che come cristiani dobbiamo vedere la morte con gli occhi della fede e dell'amore. Della fede perché sappiamo che abbiamo noi, nel momento del battesimo, una vita e un amore che non possono morire, che è la vita di Dio, la vita eterna, e l'amore di Dio per ciascuno di noi, e questo non può morire. E anche con gli occhi dell'amore, perché sappiamo che quando lasciamo questo mondo, quello che portiamo con noi è tutto il bene che abbiamo fatto. Tutti questi gesti di bontà, di amore e di generosità che i nostri cari defunti hanno seminato nel nostro cuore, ci sono andati con tutto questo come un tesoro. A una persona diceva un giorno che quando facciamo il bene sulla terra, nascerà sempre un fiore di più nel cielo. E sono sicuro che loro hanno visto un gran giardino di fiori che avevano seminato sulla terra attraverso tutto il bene che hanno fatto. E la madre Teresa di Calcutta diceva che
La chiave per aprire la porta del cielo è la bontà. Allora, per questo che siamo sicuri che i nostri cari defunti vivono felici con il Signore. E poi di sapere anche che siamo tutti della famiglia di Dio. Anzi, dice una cantante quebecchese, ci canta che il più importante, l'essenziale nella vita è entrare nel cuore di una persona e non uscire mai. E è lo stesso con Dio, perché dal momento del battesimo Dio entra nel nostro cuore, ma anche noi entriamo nel cuore di Dio. E Dio fa di noi i suoi figli per dire che avremo sempre il posto più importante nel paradiso e nel suo cuore. E per questo che sono sicuro che loro vivono felici con il Signore e tante persone che hanno conosciuto. Nel Vangelo di San Giovanni Gesù diceva: vado a prepararvi un posto. Ma per me sono delle bellissime parole da parte di Gesù, perché sappiamo che i genitori, quando aspettiamo un bambino, ci prepariamo il nostro cuore, la stanza, i vestiti più belli, per far sentire al bambino che è benvenuto e amato nel mondo e nella famiglia. E Dio non ha il cuore più piccolo, lo ha ancora più grande. E per questo che se Gesù se n'è andato a prepararci un posto, sono sicuro che abbiamo un bel posto nel cielo. Ma quello che è difficile è immaginare quello che vivono nel cielo. A pochi vengono a dire quello che vivono. Gesù è venuto, ma pochi vengono a dire quello che vivono. E penso che abbiamo un'immagine attraverso della famiglia. È come per un bambino. Prima di nascere non sa che succederà più tardi della sua vita. E penso che i genitori possono dire due cose importanti. Mai ti mancherà il nostro amore e faremo tutto il possibile perché la tua vita sia felice. E il Signore, il Dio, ci dice lo stesso. La croce ci ricorda. Mai ci mancherà l'amore di Dio, ha dato la sua vita per amore per noi. Come fanno i genitori e i nonni per i figli e i nipoti. E San Paolo, prima di morire, ha avuto una visione del cielo. E San Paolo diceva: non possiamo immaginare quello che il Signore ha preparato per quelli che lo amano. Ma come i figli non possono immaginare quello che i genitori hanno preparato perché li amano. Per me questa è la nostra grande speranza. E poi, ricordando i nostri cari defunti, e possiamo vedere l'amore che hanno vissuto con noi. Ma si dice che siamo tutti un po' con la voce di Dio quando rendiamo la gente felice, e ciascuno di noi sono stati la voce, gli occhi, le mani, la presenza di Dio per rendere la famiglia e gli altri felici, e per questo che sono sicuro adesso che il Signore li rende felici, ai nostri cari defunti. Allora preghiamo oggi il Signore per ciascuno di noi, di loro. Preghiamo anche il Signore per noi, perché ci possiamo tutti insieme riunirci e vivere la felicità esterna che il Signore ci ha promessa. Se volete possiamo adesso ascoltare una canzone, e ricordando tutti questi belli momenti che abbiamo vissuto con i nostri cari defunti. Ma il tempo non si
Rivolgiamo adesso la nostra preghiera a Dio Padre Onnipotente, che ha risuscitato dai morti Gesù Cristo, Figlio suo, Signore nostro. Preghiamolo per la salvezza e la pace dei vivi e defunti, dicendo insieme: ascoltaci, o Signore. Per i nostri cari defunti che del battesimo hanno ricevuto il germe della vita eterna, perché il Signore accolga ciascuno di loro nella comunione dei santi, preghiamo, ascoltaci, o Signore. Per i nostri cari defunti, che sono nutriti del corpo di Cristo, pane di vita eterna, perché il Signore li ha risusciti nell'ultimo giorno per la felicità eterna, preghiamo, ascoltaci, o Signore. Per i nostri fratelli e sorelle, che soffrono nel corpo e nello spirito, perché il Signore li aiuti e li consoli, preghiamo, ascoltaci, o Signore. Per le anime dei nostri parenti defunti e di coloro che ci hanno fatto del bene, perché il Signore conceda il premio alle loro fatiche, preghiamo, ascoltaci, o Signore. E per noi, qui raccolti con fede e devozione, perché il Signore ci riunisca tutti un giorno nel suo regno glorioso, preghiamo, ascoltaci, o Signore. Signore, ti ricommendiamo umilmente i nostri cari defunti. Tu che in questa vita mortale hai sempre circondato del tuo immenso amore, fa che, liberi da ogni male, entrino nel riposo eterno del tuo regno. Ora che per loro sono passate le cose di questo mondo, portali nel tuo paradiso, dove non è più lutto, né dolore, né pianto, ma pace e gioia con il tuo Figlio, lo Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Amen. E adesso vogliamo benedire i nostri cari defunti, specialmente tutti i defunti del cimitero di Magnus Poirier. Vogliamo anche, attraverso di questo gesto, esprimere tutta la nostra riconoscenza, gratitudine per tutto quello che hanno fatto per noi. Anzi, dice alle volte che la riconoscenza è un poco la memoria del cuore, sarà la memoria del nostro cuore. E sarà come, attraverso di questo gesto, come un fiore
che vogliamo riposare nel cuore dei nostri cari defunti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E con fede, con amore e con speranza possiamo presentare al Signore i nostri cari defunti dicendo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E sappiamo che la Madonna ci ha ricevuto come i suoi propri figli quando è morto Gesù. Allora possiamo presentare e deposare nel cuore e nelle mani della Madonna i nostri cari defunti dicendo insieme: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Padre delle misericordie e Dio di ogni consolazione che ci ami d'eterno amore e trasformi l'ombra della morte in aurora di vita, guarda i nostri fedeli che gemono nella prova. Sii tu, Signore, il nostro rifugio, conforto, perché dal luto, dal dolore, siamo sollevati alla luce e alla pace della tua presenza. Ascolta la preghiera che ti rivolgiamo nel nome del tuo Figlio, nostro Signore, che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ci ha ridato la vita. E fa che al termine dei nostri giorni possiamo andare incontro a Lui per unirci con i nostri cari defunti nella gioia senza fine, là dove ogni lacrima sarà asciugata e i nostri occhi vedranno il tuo volto, per Cristo nostro Signore. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E che il Signore benedica anche i nostri cari defunti del cimitero di Magnus Poirier, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Thank you.
Thank you.